Dopo tre anni arriva l'esecuzione della pena nei confronti di un ambulante di 40 anni di vittoria che nel 2013 fu colto in flagranza mentre compiva atti sessuali su un minore. L'operazione è stata portata a termine dai carabinieri. La cosiddetta buona scuola di Renzi fa ancora discutere. Oggi vi raccontiamo la storia di docenti che hanno vinto un concorso e restano senza neanche un posto. In particolare vincitori per il sostegno e la lingua italiana per gli stranieri. Sul personale addetto alle attività integrative al dopo scuola del comune di Modi che interviene il Movimento 5 Stelle della città. Secondo i pentastellati è stato compiuto un grave scifo alla cultura ed è grave che sia stata una scelta non concertata. Prima giunta itinerante per il sindaco di Vittoria, Giovanni Moscato, che in piazza Manin ha incontrato i residenti. Rassicurazioni sulle garanzie per il potenziamento dei controlli delle forze dell'ordine, oltre a rivitalizzare piazza Manin con mercatini rionali e culturali. 14 15 minuti, buon pomeriggio, bentrovati dalla redazione. È stato posto agli arresti domiciliari un venditore ambulante di Vittoria che tre anni fa fur, fu sorpreso ad avere rapporti sessuali con un ragazzino minorenne nella villa comunale. In quell'occasione fu una chiamata ad allertare i carabinieri. Per il quarantenne è scattato l'arresto per atti sessuali con minore. Tutti i particolari da Marco Scavino. È stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Vittoria un quarantenne del posto, il reato a lui contestato è atti sessuali con minori e si riferisce ad un episodio di tre anni fa. Una chiamata al 112 nel maggio del 2013 aveva segnalato che all'interno dei bagni pubblici della villa di Vittoria c'era una coppia in atteggiamenti intimi. Quando i carabinieri sono giunti sul posto non potevano immaginare però che la coppia fosse costituita da un quarantenne e un minorenne. I fatti, come detto, si registrarono tre anni fa. In questi anni l'attività giudiziaria è andata avanti ed ha permesso di emettere nel settembre di quest'anno un'apposita ordinanza che impone al quarantenne di scontare la pena residua di due mesi e tredici giorni. Per lui è scattato l'arresto per atti sessuali con minore. Secondo quanto si apprende dalle fonti investigative, l'uomo, un venditore ambulante di Vittoria, non ha abusato del giovane. Quest'ultimo, che all'epoca dei fatti aveva circa 13 anni, non avrebbe subito violenza alcuna dall'ambulante, che risulta essere anche sposato. All'epoca, durante l'interrogatorio, il quarantenne sminuì i fatti, si è trattata di una debolezza o ceduto alla tentazione, aveva dichiarato ai carabinieri L'uomo adesso si trova agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Cambiamo argomento e andiamo a Catania per parlare della buona scuola. Dopo aver partecipato a un concorso, e averlo vinto, adesso restano con un pugno di mosche e nelle mani. Sono i vincitori delle classi di concorso, in particolare per il sostegno e la lingua italiana per gli stranieri che sono rimasti di fatto senza neanche un posto di lavoro perché non assegnati dal Ministero dell'Istruzione. Ce ne parla Sara Donzuso. Rischiano di rimanere beffati molti docenti siciliani e non solo. Vincitori dell'ultimo concorso è la cosiddetta Buona Scuola. Ma procediamo per gradi. Il Ministero, dopo aver giustamente previsto una nuova classe di concorso, la 023, lingua italiana per le persone di lingua straniera, e aver fatto svolgere un concorso, non ha previsto per quest'anno alcun posto in Sicilia per questi insegnanti e pochi in tutta Italia. La stessa cosa è avvenuta per la classe dedicata al sostegno per la scuola secondaria di primo grado: 56 posti previsti, Zero assegnati. La giustificazione è che i posti sono stati destinati alla mobilità straordinaria. Questo è comunque ingiustificabile, sia perché hanno un po' unito i due sistemi di reclutamento appartenenti a due diverse procedure concorsuali e sia perché per quanto riguarda il sostegno didattico, in particolare per la scuola secondaria di primo grado, è, è talmente alto il fabbisogno che si sono rivolti anche a docenti privi del titolo di specializzazione. E quindi questo è un danno gravissimo perché vorrei ricordare che il punto non è tanto quello dei docenti che restano privi dell'incarico ma quanto degli alunni che non hanno garantito un livello. Alto di istruzione dignitoso, così come prescrive la legge, con del personale specializzato e avranno quindi del personale non adatto a rispondere ai loro bisogni formativi. Adesso cosa chiedete? La richiesta è che, innanzitutto, vengano fornite delle spiegazioni e delle motivazioni valide, ma soprattutto che si mh, progettino degli interventi operativi affinché possiamo essere inseriti, così come eh, da procedura concorsuale. Quindi l'appello è al mondo della politica, ai rappresentanti siciliani in Parlamento, eh, ai sindacati, al Codecons. E affinché possiamo effettivamente essere tutelati e garantire, ripeto, il diritto allo studio agli studenti interessati. E restiamo ancora a Catania. Forse Italia critica spavente le scelte del sindaco Enzo Bianco nella nomina dei vertici della, delle partecipate catanesi. Secondo infatti gli esponenti del centrodestra i nomi designati violano apertamente le regole degli statuti aziendali, oltre che a rappresentare una politica del trasformismo che certo bene non fa la città di Catania. Le nomine effettuate dal sindaco Enzo Bianco per le partecipate catanesi sono l'emblema di una politica trasformista che ormai caratterizza il modo di governare, senza contare il fatto che molti dei nominati non hanno neanche le caratteristiche per ricoprire determinati ruoli. Ad affermarlo sono gli esponenti di Forza Italia che, durante una conferenza stampa convocata questa mattina, hanno specificato, con statuti nelle mani, gli articoli violati all'amministrazione comunale nella scelta dei presidenti e citano nello specifico il caso dell'MT, il cui neopresidente è designato una le caratteristiche previste all'articolo 22, ossia una comprovata esperienza di gestione di società dalla caratura pari o più alta di quella che si va a presiedere. Per quanto riguarda l'AMT, l'articolo 22 dello statuto prevede espressamente che il presidente deve essere indicato fra coloro i quali hanno comprovata esperienza nel settore dei trasporti, non è certamente il caso di chi è stato individuato, io credo che si è attuata una politica di trasformismo che in questo modo e in questi termini non ha precedenti. Stiamo parlando di quasi tutti i nominati che provengono da esperienze amministrative, da assessori comunali, a consiglieri comunali, a candidati al Consiglio Comunale, le liste di stancanelli del centrodestra. Enzo Bianco sbaglia e sbaglia sotto un profilo metodologico, ma sbaglia sotto un profilo di legittimità, perché viola delle norme di legge che invece vanno mantenute e salvaguardate. Questo comporterà che il nostro gruppo consigliare, presieduto dall'Avvocato Santibosco, Tenderà una mozione per discutere in aula queste nomine, ma soprattutto perché riteniamo che la illegittimità delle stesse possa essere ricondotta a una verifica anche dell'anticorruzione. Da Catania ci spostiamo a Palermo, ha preso il via questa mattina la terza edizione di Italia 5 Stelle, il raduno annuale del popolo del Movimento 5 Stelle che quest'anno si tiene al Foro Italico di Palermo. Il Foro Italico di Palermo, sede nevralgica dell'intero Movimento 5 Stelle, almeno per un weekend. È partito in sordina con la promessa, secondo calendario, di animarsi nel pomeriggio e in serata, l'evento nazionale dei Pentastellati Italia 5 Stelle. Dalle 11 l'avvio di sveriate Agora, spazi aperti nei quali confrontarsi e far intervenire i cittadini, a corsi in massa davanti al litorale del capoluogo. Forum aperti a tutti anche nei vari stand allestiti sul prato del foro e suddivisi secondo i vari comitati di tutte le città d'Italia, ma anche seguendo le realtà amministrative che il movimento ha saputo conquistarsi negli anni come il Parlamento europeo. Tematiche di vario tipo, dalla politica economica di Bruxelles a quella dell'austerità, insieme agli immancabili attacchi nei confronti del governo Renzi dalle 18 sul palco dell'evento cominceranno ad alternarsi i nomi di richiamo non solo del mondo grillino ma anche della musica e dell'arte oltre alla presenza del leader carismatico Beppe Grillo e di Davide Casaleggio presenti i volti giovani del movimento dal sindaco di Torino, Chiara Appendino ad Alessandro Di Battista non ci sarà almeno oggi il sindaco di Roma Virginia Raggi che ha voluto restare vicina alle famiglie colpite dal crollo senza aver riportato vittime avvenuto a Roma di una palazzina a Ponte Milvio nel corso della giornata prevista visto l'intervento tra gli altri, anche del Nobel Dario Fo e delle esibizioni dell'Orchestra Todrani in Merce Fresca e in live di Gigi D'Agostino a partire dalle 22. L'evento si chiuderà domani alle 18.30. Adesso andiamo a Modica per parlare della vertenza dei dopo scuolisti, ehm, soprattutto del personale, appunto addetto alle attività integrative e al doposcuola di Modica. Iniziano infatti a registrarsi i primi interventi del mondo politico sull'argomento e oggi vi proponiamo la nota firma del Movimento 5 Stelle. La soppressione di fatto delle attività integrative del doposcuola da parte della Giunta Abate rappresenta una sconfitta per la cultura, per il sociale e per tutta la città. Insomma non ci guadagna proprio nessuno, o almeno così sembra, a sostenere il Movimento 5 Stelle di Modica. La cosa che ci preme rilevare è che delle decisioni così importanti per la città, dove sono coinvolti migliaia di alunni con le rispettive famiglie e decine di insegnanti, non è giusto che vengano assunte unilateralmente da chi, Detenendo una semplice delega, è convinto di poter fare il bello e il cattivo tempo, a scapito di chi non ha la possibilità di difendersi o i mezzi per contrastare determinati diktat. Poiché di questo si tratta. Riteniamo invece continua la nota del movimento pentastellato che certe scelte così importanti vadano prese dopo una seria concertazione con tutte le parti in causa, dove ognuno ha la possibilità di fare la sua proposta e magari giungere insieme ad una decisione e un progetto più condiviso possibile. Cosa che non è fatto successa in questa triste vicenda, dove in un primo momento neanche i sindacati sono stati coinvolti. Insomma, le solite decisioni radicali, così come è successo in altri casi e alle quali ci ormai abituato questa amministrazione comunale. Forse il sindaco ha dimenticato che rappresenta i cittadini e, in quanto rappresentante di tutti i cittadini, deve cercare di interpretare il pensiero comunale e fare sempre e in primo luogo il bene della città. Giunti a questo punto auspichiamo che una tale importante questione che coinvolge diverse centinaia di famiglie modicane venga affrontata e discussa pubblicamente, magari in un civico consesso aperto a tutti, dove i genitori dei bambini coinvolti, gli insegnanti, i cittadini e tutti i rappresentanti delle varie istituzioni abbiano la possibilità di confrontarsi democraticamente in un luogo istituzionalmente adatto, dove la democrazia ha o almeno dovrebbe avere la sua massima espressione certi che il Presidente del Consiglio Comunale, continuo Negrillini, saprà interpretare l'esigenza e il sentire diffuso di tantissimi cittadini che anche sui social si sono organizzati a sostegno delle attività soppresse. Invitiamo sin d'ora tutti gli attori coinvolti a fare ognuno un passo indietro e trovare insieme la più consona e giusta soluzione a quella uniteralmente già imposta a questa amministrazione comunale. Conclude la nota a firma del Movimento 5 Stelle di Modica. E adesso passiamo ad Acate, dove il sindaco Franco Raffo domani pomeriggio alle 19 in piazza Matteotti terrà un comizio per dire la sua verità sul dissesto finanziario dell'ente. Lo dirà dunque in piazza a tutti i suoi cittadini. E Enza Maria Mezzasalma, il nuovo assessore alla pubblica istruzione della Giunta Raffo ad Acate. Sarà proprio il primo cittadino a presentarla domani alla città nel corso di un comice in piazza Matteotti previsto per le 19. Domani saranno presentati anche i delegati Salvatore Stornello alla cultura e Giuseppe Stornello alle politiche ambientali e ai beni culturali. L'incontro pubblico con i cittadini, ha detto il sindaco, si è reso necessario dopo lo stato di dissesto finanziario dell'ente. Racconterò agli Acatesi tutta la verità, ha detto Raffo, e gli dimostrerò pubblicamente, con documenti alla mano, il danno enorme che si è arrecato negli anni passati al comune di Acate e che oggi stiamo pagando, ha aggiunto il sindaco, sia noi amministratori che l'intera cittadinanza. Nei documenti sarebbero evidenziate le responsabilità della passata amministrazione con una serie di atti amministrativi che prenderebbero il via dal 2005, quando il Comune, secondo quanto scritto dai revisori dei conti, avrebbe sforato il patto di stabilità perché le uscite sarebbero state di in gran lunga maggiori alle entrate. Nel 2012, poi continua il primo cittadino, assurdi provvedimenti condannarono il comune di Acate a non ricevere più finanziamenti per il pagamento degli stipendi, facendo uscire l'ente dal patto di solidarietà e con l'obbligo di versare somme ad altri comuni, una serie di scelte e decisioni che non portarono a chiudere il bilancio 2012, avviando di conseguenza l'ente verso il dissesto. Questo e tanto altro, il primo cittadino spiegherà domani sera ai cittadini nel segno della trasparenza, mentre l'amministrazione comunale sta già lavorando per risolvere il problema. E intanto a Vittoria la prima giunta itinerante si è svolta oggi in piazza Manin, il sindaco Moscato ha incontrato questa mattina i residenti della zona ormai da troppo tempo abbandonata al degrado, Carmela Minato. Parte da piazza Manin, zona da troppo tempo abbandonata al degrado, la giunta itinerante programmata dall'amministrazione comunale di Vittoria. Così come annunciato nei giorni scorsi, questa mattina il sindaco Giovanni Moscato ha presieduto l'esecutivo municipale. Il primo cittadino e gli assessori hanno incontrato numerosi residenti con i quali hanno affrontato le principali tematiche che riguardano la piazza ed il quartiere. L'obiettivo è quello di ridare decoro all'intera zona garantendo al contempo agli abitanti serenità e sicurezza. Grazie a Marino occorrono controlli quantitativamente e qualitativamente molto più seri da parte delle forze dell'ordine e noi dobbiamo fare la nostra, non soltanto con i controlli da parte della Polizia Municipale ma anche cercando di fare rivivere il territorio, quindi significa mercatino regionale, eventi culturali, eventi musicali, eventi teatrali, dobbiamo la dell'azione, dobbiamo stare vicini ai nostri cittadini Soddisfatto è il primo cittadino dell'esito di questo primo incontro al quale ne seguiranno altri per affrontare con i residenti i problemi dei quartieri e trovare soluzioni che vengano incontro alle loro esigenze. Sembra un piacere stare sul territorio, stare in mezzo ai miei cittadini, in mezzo ai vittoriesi ed è giusto ascoltare, capire le, le problematiche che esistono per cercare di affrontare. Non sarà facile ma c'è tanto impegno e c'è anche tanta fiducia da parte della gente. Arrivano 7,2 milioni di euro in provincia di Ragusa, sono i fondi dell'assessorato regionale alle infrastrutture. Ne dà notizia l'onorevole Orazio Ragusa, secondo cui serviranno a consolidare edifici di interesse rigadenti nei centri storici delle nostre città. Vediamo dunque quali in questo servizio. 7,2 milioni di euro saranno spalmati su tutto il territorio provinciale per consolidare edifici rigenerati nel centro storico delle città. La documentazione arrivata all'assessorato regionale e alle infrastrutture inviata dai comuni Iblei è stata seguita dal deputato Ibleo Razio Ragusa. Cifre importanti per una boccata di ossigeno per il comparto dell'edilizia. Questi, nei dettagli, le ripartizioni a Monterosso Almo: 637 mila euro per l'adeguamento sismico del centro diurno per anziani, a Ciclici, sarà il consolidamento e le Restauro della Chiesa di Santa Maria del Gesù per un importo di 800.000 euro, mentre 795.000 euro saranno destinate alla manutenzione straordinaria dell'immobile di via Regaldi di proprietà della Congregazione delle Suore Domenicane del Sacro Cuore ed ancora a Cicli saranno avviati i lavori di manutenzione straordinaria dell'edificio Mormina Penna, destinato a casa di riposo ricovero carpentieri per un importo di 794.000 euro. A Geratana e in Programma la ristrutturazione dell'edificio Suore Francescane dell'Immacolata Concezione per un importo finanziato di 710.000 euro, oltre al risanamento e al restauro conservativo della Chiesa di San Bartolomeo Apostolo per importo di 800.000 euro, sempre a Giaratana con 559.000 euro e in programma la riqualificazione urbanistica dell'edificio comunale, adibito a Caserma dei Carabinieri. A Comiso il restauro e il risanamento Conservativo del chiostro e la rifunzionalizzazione dei locali annessi al convento, primo stralcio esecutivo è stato finanziato per la somma di 486.733 euro. A Vittoria, invece, arriveranno 231.000 euro per il restauro conservativo della lanterna e della cupola della Basilica di San Giovanni Battista. A Ragusa è previsto un intervento di manutenzione straordinaria per la sostituzione e recupero degli infissi esterni presso la caserma dei carabinieri. L'importo di 403 mila euro. Infine ci sarà il progetto del consolidamento e del restauro di villa tedeschi, stralcio di completamento per un importo ammontante a 990.000 euro. Adesso è compito dei comuni e delle attività private, conclude Ragusa, a partecipare ai vari bandi. Sdlittano ulteriormente i tempi per l'elezione del nuovo CDA della SOACO, la società di gestione dell'aeroporto di Comiso. Prima si dovrà attendere la nomina del nuovo amministratore delegato dell'InterSAC, società maggioritaria nella gestione dell'aeroporto Ibleo e dopo la revoca della Laneri per mancanza dei requisiti. Il comune diciamo, è da qualche settimana che ragiona su una importantissima rosa di nomi, vedremo poi alla fine di questa rosa quale sarà il petalo che sceglieremo. Dalle parole di Filippo Spataro, sindaco del Comune di Comiso, tutto è pronto per il rinnovo delle cariche dei vertici della Soaco, società che gestisce l'aeroporto Ebleo. Manca solo l'accordo finale. Al momento sui nomi è comunque top secret. Prima si attende l'elezione dell'amministratore delegato della Sac, socio di maggioranza nella gestione della struttura aeroportuale Eblea, dopo la vicenda dell'amministratore delegato Ornella Laneri nominata il 26 luglio scorso e Caduta per mancanza dei requisiti. L'elezione dei vertici della Soaco è, è ovviamente conseguenziale eh, a quella eh, dei vertici SAC e quindi InterSAC. Per cui noi in questa fase stiamo aspettando che si definisca la questione del consiglio d'amministrazione eh, di SAC prima, di InterSAC poi e eh, saremo pronti a fare il nostro dovere rinnovando anche il CDA della, della Soaco. So che eh, l'amministratore delegato non lo è più per questioni eh, curriculari. So che di qui a breve ci sarà un'altra assemblea per definire il nuovo amministratore delegato. Insomma, poi a cascata si arriverà nel rispetto dei tempi eh, materiali anche alla rielezione del consiglio d'amministrazione della SOACO. I giardini del castello di Donna Fugata al centro di una nota del consigliere comunale del PD a Ragusa, Mario D'Asta, quest'ultima interroga l'amministrazione Piccito su cosa voglia realmente fare sull'area verde che al momento risulta abbandonata a se stessa e noi abbiamo eh, contattato anche chi eh, dieci anni fa, dei dieci anni fa curò l'opera. 750.000 euro per il progetto e la realizzazione dei giardini del castello di Donna Fugata circa dieci anni fa, soldi che sono stati investiti per rendere l'antico maniero uno splendore senza precedenti, come potete vedere dalla fotografia che fu scattata dall'alto al termine dei lavori. Oggi invece il giardino si presenta quasi come una giungla. Sull'argomento interviene il capogruppo del PD a Palazzo Dell'Aquila, Mario D'Asta, che ha anche ascoltato chi fece il progetto e si spese per la realizzazione dell'area verde. Si tratta dell'architetto Biagio Guccione dell'Università di Firenze, da 45 anni toscano, ma nato a Comiso e con cuore siciliano. Secondo quest'ultimo, contattato da noi telefonicamente, basterebbero 10.000 euro per riportare allo splendore di un tempo gli orti. Poi ovviamente bisognerebbe mantenerlo, perché le cose belle per cui si spendono soldi vanno mantenute e non abbandonate. L'architetto Guccione ha più volte tentato di mettersi in contatto con l'amministrazione Piccetto, ma ad oggi da Palazzo dell'Aquila solo silenzio. Un silenzio che vuole interrompere adesso il consigliere Mario D'Asta, che con apposita interrogazione ha chiesto che intenzione abbia l'amministrazione comunale. L'architetto Guccione ha sottolineato che pullulando di turisti la struttura, basterebbe l'incasso di una giornata per eseguire i lavori. Insomma, quella che mancherebbe, secondo quanto si apprende dalla nota di Mario D'Asta del Pd, sarebbe la volontà del fare. Giacometto Nicastro, collega dell'architetto Guccione, potrebbe seguire da vicino i lavori, in quanto già dieci anni fa collaborò nella riuscita dell'opera. Sta di fatto che con il ripristino delle condizioni di dieci anni fa il giardino sarebbe agli occhi dei visitatori molto più gradevole e decoroso. Ci fermiamo adesso c'è la pubblicità, tra poco. Riecoci in studio, cresce l'attesa per vedere all'opera le frecce tricolore che si esibiranno domani sul cielo di Donna Lucata a partire dalle 15. Sono 18 le acrobazie che la Pattuglia Aerea Nazionale effettuerà nei cieli della frazione Scilitana. Lo spettacolo delle frecce tricolori previsto per domani a partire dalle 15 sul litorale di Donna Lucata è ormai alle porte. Oggi le prove generali. L'esibizione sarà ben visibile dalle spiagge di Levante e di Ponente. Tanta l'attesa nella borgata ciclitana dove si prevede un notevole flusso di persone. Dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, effettueranno 18 evoluzioni nel Celebleo. Il 313 gruppo di addestramento acrobatico farà il suo airshow regalando acrobazie spettacolari. Il porticciolo turistico di Donna Lucata fungerà da base operativa. L'organizzazione ha predisposto un dettagliato programma per favorire il parcheggio e l'arrivo nella borgata. Da Ciclibus-Navetta da Contrada-Zagarone mentre da Donna Lucata l'area parcheggio è stata fissata presso il mercato ortofrutticolo di Contrada-Spinello. Ci sono inoltre altre nove aree destinate a parcheggio. 150 volontari affiancheranno Polizia Locale, Polizia e Carabinieri per garantire la massima sicurezza. Da alcuni anni le esibizioni della PAN si chiudono con la formazione al completo che disegna nel cielo un tricolore lungo 5 km. È il maggiore Mirko Caffelli, capo formazione della PAN, a parlare della passione per il volo ma anche dell'adrenalinico ed emozionante show. Mi fanno spesso questa domanda e ho cercato negli anni di darmi una risposta e l'ho misurata secondo me con il battito cardiaco, nel senso mi sono chiesto no? qual è il momento in cui ho i battiti più rapidi e contrariamente a quello che uno può immaginare è proprio durante l'ingresso e durante l'ultima manovra, la lona fine, eh, quella finale. Eh, il perché? Perché ho modo in quei pochi secondi di vedere il pubblico, la gente che c'è a terra, i flash fotografici e quindi lì è veramente un'emozione enorme per me. La carriera comunque per quanto riguarda le frecce tricolore è breve? Diciamo che va da un minimo di 3-4 anni che si rimane in formazione e fino a un massimo di 10 anni in base al ruolo e alla, alla carriera che uno fa all'interno della pattuglia. Quelli che rimangono di più sono il capo formazione che diventa poi il comandante, il 6, Pony 6 che è il leader della seconda sezione e il Pony 10 che è il solista. È un po' diciamo così, il consiglio di amministrazione delle, delle frecce tricolori. Sono stati fatti brillare gli ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale, rinvenuti lo scorso 8 settembre, in un appezzamento di contradacifali a Chiara Montegulfi. Gli ordigni furono trovati da alcuni operai durante i lavori di sbancamento sulla Comiso Vittoria, ieri dunque il personale del quarto reggimento Genio Guastatori di Palermo e della Croce Rossa di Ragusa li hanno fatti brillare. E adesso ci vediamo un servizio dell'ufficio marketing, dell'ufficio commerciale sull'evento di ieri sera a Modica, Sposa Barocca. Wonder this time where she's gone Wonder if she is gonna stay Si preannuncia un fine settimana l'insegna dell'eleganza, del glamour e della solidarietà a Modica. Ieri sera è stata la madrina della tre giorni di manifestazione Isabella Cappello a tagliare il nastro inaugurale della seconda edizione di Sposa Barocca. L'evento anche quest'anno è stato organizzato dall'associazione Pink Evans di Emanuela Loredana Pulino e Isabella Cappello, con la direzione creativa e artistica di Sava in Sava di Federica e Giuseppe Savarino. A patrocinare Sposa Barocca Lascom e il Comune di Modi. Nella serata di ieri la prima sfilata nella suggestiva scalinata di San Pietro, modelle hanno indossato capi e accessori del mondo del wedding a cui l'intero evento è ispirato. A caratterizzare i momenti di attrattiva Alex Belli, guest star di Sposa Barocca 2016, è lo spettacolo riservato alla danza e alla musica. Corso Umberto ospita circa 50 espositori che presentano le loro aziende che orbitano attorno al mondo del wedding, offrendo ai visitatori e ospiti un unico medistile raffinato ed elaborato. Quest'anno, un'edizione all'insegna della solidarietà sono stati installati nel centro storico di Modica salvadanai urbani per raccogliere fondi da devolvere alle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. Un fine settimana, l'insegna del wedding con moda, spettacolo, glamour, ma quest'anno anche tanta solidarietà. Infatti, Sposa Barocca quest'anno ha voluto essere molto solidale con tutti i terremotati del centro Italia e quindi stiamo invitando a donare almeno un euro per far sì che anche noi possiamo dare un contributo a tutte queste persone e questa popolazione che purtroppo si è trovata in questo disastro e questo disagio. Quindi un taglio dedicato alla solidarietà eh, ma anche eh, per eh, mh, così pensare ad una realtà che fa parte del modicano e sto pensando ad Avimec sì, Avimec dovevamo averlo come main sponsor prima che accadesse tutto quello che noi sappiamo, poi purtroppo è successo quello che è successo, però la Pink Evans lo ha voluto lo stesso come marchio nei main sponsor e quindi Avimec è con noi a Sposa Barocca 2016. E il mondo del wedding è un mondo, è un mondo abbastanza complesso perché il mondo sta cambiando. Ma una certezza è rimasta, cioè che il fondamento della società, non solo italiana ma mondiale, è la famiglia. Perciò inizia tutto da lì, l'evento del, del matrimonio è l'evento più importante non solo per, per chi si sposa ma per tutta la comunità. Modica ha una storia incredibile, io penso che abbiamo la grandissima fortuna di vivere in un paese che ogni, ogni, ogni città, ogni, ogni posto che tu devi vivere è un'opera un d'arte e Modica è un'opera d'arte italiana perché effettivamente è stupenda. Appuntamento a stasera e a domani dalle 20 in poi per Sposa Barocca. Presentano Isabella Capello e l'eclettico Gabriele Lazzaro. Siamo agli appuntamenti, dunque, alle 20 si inaugura presso Batioca Modica la personale di fotografie. Luce e poesia siciliana di Emilio Cicerella curata da Franco Fratantonio. L'esposizione si può visitare fino al 16 di ottobre. A Ragusa invece da oggi fino al 2 di ottobre a Palazzo Garofalo. L'inaugurazione avrà inizio alle 19 della mostra personale di Atos Faccincani. Interverrà il critico d'arte Andrea Guastella. Con questa notizia concludiamo questa edizione di MTG. Come sempre vi ricordo che Ritorniamo alle 19.45 con una nuova edizione in studio. Marco Scavino, grazie ancora, buon pomeriggio e buon fine settimana. Cambia ora l'edizione serale di MTG. Dal 3 ottobre andrà in onda alle 20.30. Nuova veste grafica, nuovi servizi e notizie per un'informazione puntuale e corretta.